non è importante per la quantità di opere conservate, ma soprattutto per la qualità. C'è anche una sezione di libri proibiti. La Biblioteca dei Girolamini di Napoli è aperta al pubblico dal 1586. È la seconda più antica d'Italia. Questo posto, insomma, di struggente bellezza, è uno delle perle nel centro storico di Napoli. È sorto di fronte al Duomo per volontà anche del papato, proprio per aiutare i bambini nella vita, nella didattica, toglierli dalla strada, dalla miseria. Ci troviamo adesso nella Sala Vico, dedicata al filosofo Giambattista Vico, che ha vissuto in questo posto, ha studiato, ha lavorato, ha collaborato con i padri oratoriani. È intitolata a Vico perché lui ha contribuito a far acquistare ai padri oratoriani la collezione del giurista Valletta. E come era costume in quel periodo, era un collezionista d'arte, quindi noi qua vediamo, oltre che libri, manoscritti, codici e altre cose, vediamo anche una collezione antiquaria, cioè questi vasi che ci circondano sono dei vasi di interesse archeologico di epoca IV-III secolo avanti Cristo. Fanno parte della collezione della biblioteca. Questa sala è stata costruita apposta per ospitare la collezione Valletta, una sala su due livelli che con un'architettura semplice, quella strutturale, invece un'architettura molto particolare, quella invece la sovrastruttura in legno che è fatta in radica di noce di Benevento, con una copertura voltata con tele incollate su un tavolato che riproducono una serie di opere. La collezione di quadri che c'è, la cosiddetta quadreria dei Girolamini, che comprende tutta una serie di opere d'arte, pittoriche soprattutto, che coprono un arco di tempo dalla metà del Cinquecento alla metà del Seicento e sono uniche nel loro genere perché comprendono anche opere importantissime degli allievi della prima ora di Caravaggio, di Guido Reni.